oggi un video paurosissimo! Cucina virtuale, oggi un video speciale, sai caro? Sì, oggi un video pauroso, prenderemo la strega e gli faremo capire chi comanda. Sì, perché le ruberemo il cappello, anzi ne faremo tantissimi cappellini di strega, buoni buonissimi. Questo però non è un video normale, è un video speciale, anche perché in collaborazione... Nessun video di Due Cuori una Cappa è un video normale. Ma questo quindi... è un video super speciale perché è in collaborazione con due nostre amiche, le ragazze del Goloso Mangiarsano. Yeah! Elisabetta e Federica, due dolcissime ragazze a cui voglio un gran bene, a cui mando un gran bacio, con cui mi fa tantissimo piacere di tanto in tanto collaborare, di prendere queste cose. Secondo me dovresti controllare la glicemia, sei molto sdolcinata, veramente. Controlla. Mi piace tanto come cucina Elisabetta. Brava. E mi piace tanto come monte video Federica. Quindi brava Federica, insegnagli. Allora, detto ciò, cosa faremo? Un video dedicato, una collaborazione dedicata ad Halloween. Abbiamo pensato di proporvi due cose carine da offrire o ai bimbi come dolcetto o ai bimbi come dolcetto scherzetto. Non so cosa preparerà Elisabetta, vi lascio il link qua del video, lo andremo a vedere subito dopo questo. Intanto io vi dico che prepareremo i... cappelli di strega! Dolcissimi e con sorpresa! Strega puzzolente! Freghiamo il cappello! Andiamola a fare! Ed eccoci qui sul piano di lavoro di Due Cuori una Cappa! Sì, ed eccoci qui! Cosa stai facendo con questi oggi clienti? Facciamo i cappelli di strega, dei simpatici dolcetti tanto carini da regalare ai bimbi del nostro condominio quando busseranno. Brava. Ripetutamente, reiteratamente, in maniera... Li butteremo un secchiello d'acqua se fanno così! Caliente! Ma invece no, noi siamo bravi! Allora... cosa ci occorre per fare i nostri cappelli da strega? Delle cialde da cono. Poi del cioccolato fondente, 200 grammi basteranno, ma per sicurezza io ne ho comprati 400. Brava, tu sì che sei una donna sicura. Degli Smarties, Chupa Chups, Choco Mix, Choco quello che ti pare, insomma questi qua. Per riempire il cappello, no? Per riempire il cappello. Per farcire potete usare o gli Smarties, che io opererò per invece decorare, oppure queste, delle mini zucche di Halloween, che trovate in tutti i Tiger, ma oggi come oggi anche in tutte le Lidl, supermercati vari, hanno dolcetti di Halloween. Quindi per la falda del cappello potete usare o questi wafer tondi, oppure se non li trovate anche le gallette di riso. Brava. Vanno benissimo. E sarà un cappello più estivo, più leggero. Più leggero, ma è anche più coprente perché è più alto. Bene, cominciamo subito. Come prima cosa spezzettiamo simpaticamente il cioccolato. Mettiamo subito il cioccolato al microonde a sciogliersi. Un minuto e mezzo e sarà pronto. Quando il cioccolato è quasi del tutto sciolto, aiutatelo a fondere con una frusta. Wow! Prendo questi, i coriandolini, ve li avevo detto all'inizio i coriandolini? No, non l'avevo detto. Occorrono anche i coriandolini colorati o della pasta di zucchero che io non ho. Immergete leggermente i coni all'interno del cioccolato. Dapprima fate questa cosa perché ci sarà necessaria per farne un'altra, questa. Wow! Fatto questo, poggiamo i nostri coni e lasciamoli asciugare leggermente. Bene, ora? Fatto questo, wow, bagniamo i nostri biscotti. Prima da una parte, purtroppo vi dovrete sporcare le mani di cioccolato, so che siete dispiaciuti per questo, ma che volete farci? Come si pulisce il cioccolato dalle mani, scusa? Con la lingua. Uno, e poi col ditino santo andate a rimettere lì dove avete dato l'improntina. E ora? Prendo un altro e intingo. Facciamo asciugare il tutto. Ora io preferisco continuare con il pennello da cucina e non immergendo totalmente la cialda.
un po' perché mi piace dipingere, ma soprattutto perché non voglio caricare troppo i coni di cioccolato, perché sennò vengono veramente troppo pesanti e poi non vorrei che i bambini mangiassero tipo mezzo chilo di cioccolato in una volta e si sentissero male. Salutiamo tutte le streghe che ci seguono. Ciao ragazze, come va? Anch'io sono una streghetta, sappiatelo, però buona. Tu lo sai che ci sono anche le streghe bianche che sono buone? Sì, quindi si può fare anche col cioccolato bianco per le streghe bianche. Eh? Volendo. Adesso... No! Mettiamo i bottoni sui capelli, perché qua noi abbiamo streghe di un certo livello. Uno. Non mi dire. Due. Messi i bottoni al centro della decorazione, vanno in frigorifero. Riportiamo a temperatura il nostro cioccolato, prendiamo dal frigorifero i nostri cappelli e allora finisco di pitturare la sommità del cappello in modo da renderli omogenei fino a su. Ben rappreso il cioccolato, dobbiamo ultimare il nostro lavoro. E allora, è ben rappreso il cioccolato? Insommina, dov'è il mio cappello? Cosa dobbiamo fare? Rintingo leggermente nella cioccolata, così. Voilà. Quindi li riempio con qualche zucchetta. Tre andranno bene. Prendo il biscottino e pappete, lo faccio aderire. E il cappello, il primo cappello della mia strega, è bello e pronto. Lascio raffreddare questi cappelli in frigorifero, quindi vi farò le foto e ve li faccio vedere meglio. Bene, noi ci vediamo dopo per chiacchierare ancora un po'. Sì, sì, ciao! Avete visto che bello questo cappello? Potete regalarlo anche alla suocera, gli starà benissimo. Ma no, è troppo, sì, per la suocera. È troppo per la troppo suocera. Bello. E quindi alla suocera ha regalato una bella scopa. A meno che non abbiano una suocera buona, buona e brava, brava. Però per tutti i bimbi che verranno a bussare nel vostro condominio, questo dolcetto sarà veramente, veramente wow! Perché ancora in Italia è poco visto, perché non se lo aspettano, tutti si aspettano le solite caramelle incartate malo modo. Facciamo un referendum, facciamo un referendum. Tu sei pro o contro Halloween? Io sono contro, non lo festeggio, però da un po' di tempo... È un bel modo per essere contro. Lo so, però se vengono a bussarti i bambini a casa e a chiederti dolcetti, non puoi fare la strega, aprire... Brava, non aprite, non aprite i bambini, non gli date le caramelle. Tu sei proprio... Niente, buttategli un secchio d'acqua, no, possibilmente no, gelata, sì, no, sì, fategli sì, tanti cappellini di strega e sì, magari poi anche per i morti, per la commemorazione dei defunti, fate sì può che capisca la nostra strega. Al contrario, può diventare anche un mazzolino di fiori, no? Volendo, volendo, per i defunti, non si sa mai. Non smentire queste cose. Allora, e nel contempo magari regalate un fagottino anche con i dolcetti dei morti, così che i bambini si abituino anche alle nostre tradizioni, che per nome possono sembrare meno allegre come Halloween, ma che per cultura invece sono molto molto più belle e molto più profonde di queste feste d'oltre, no, non d'oltreoceano, però di più su. Bene, di più su, brava, geograficamente sei un ferrato, sei una bomba. Bene, ora andatevi a vedere il video di Elisabetta e Federica del goloso mangiarsano. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un pollice in su e soprattutto condividilo sulle tue pagine Facebook. E noi basta, corriamo da Elisabetta e Federica. Sì, sì, brava, noi corriamo a vedere il loro video. E mi raccomando, a te del pollice in giù. Ma se ti becco, ti metto il cappellino dove sono io. Basta, ci ritroviamo sempre qui. Sono le nostre tavole. Ciao.